Oggi vi porto in Piemonte, nel territorio delle Langhe, del Roero, dell'Asti e del Monferrato, un territorio meraviglioso, unico in Italia, riconosciuto come patrimonio dell'UNESCO, per presentarvi la cooperativa Produttori di Govone. Già il nome fornisce un'indicazione precisa di dove ci troviamo. Govone, infatti, è il paese di raccordo tra le varietà vinicole più importanti di tutta la zona, oltre a essere una splendida residenza sabauda con tanto di castelli. Qui nel 1957, per volontà di poche aziende agricole, è stata fondata la cooperativa che nel tempo è cresciuta e si è consolidata, arrivando a contare ben 250 soci tra proprietari e conduttori di oltre 300 ettari di vigneto. Possiamo dire che sono tre i principali punti di forza di questa storia di successo. Per prima cosa lo spirito di unione tra i fondatori, rimasto immutato nel tempo, cosa non banale quando si arriva a numeri così importanti. Come secondo punto il territorio, altamente vocato per la viticoltura, perfetta trade union tra il carattere calcareo argilloso delle Langhe e i profumi unici e irripetibili dati dai terreni sabbiosi e soffici del Roero. Infine, l'elevata capacità produttiva, che consente all'azienda di offrire un'ampia gamma di vini grazie proprio a questa grande territorialità e alla vastità dei propri territori. E consente ai tecnici di carpire dai terreni le uve migliori per avere prodotti eccellenti, premiati e riconosciuti a livello internazionale. Il vino che stiamo per degustare è un 100% Nebbiolo d'Alba DOC Superiore, con ben 14 gradi e mezzo di titolo alcolometrico, annata 2019, che prevede una vinificazione in acciaio, alla quale segue una maturazione di circa 6 mesi in botti di legno e un successivo affinamento in bottiglia. Apriamo. Rosso rubino luminoso, dalla giusta intensità, con leggeri riflessi granati sul bordo e una bella consistenza. All'olfatto un floreale di violetta, note di sottobosco e anche una bella speziatura. Al sorso si presenta secco, con un buon calore e delicatamente morbido, ben bilanciato da una piacevole freschezza e tannini gradevoli e non molesti. Al gusto si riflettono durevoli e persistenti i sentori olfattivi, con l'integrazione di piccoli frutti di bosco, una durevole speziatura di cuoio e tabacco dolce da pipa. Un vino perfetto in ogni occasione, da bere in compagnia, ma anche in momenti di pacata riflessione. Ha una temperatura di 16-18 gradi, con un bel calice ampio, e sempre dopo aver atteso i minuti necessari perché il vino possa manifestare tutti i sentori che lo caratterizzano. Aperitivi, antipasti, piatti vegetariani, primi piatti strutturati, secondi di carne alla griglia o alla brace e formaggi di media e lunga stagionatura. Voglio immaginarmelo con una tradizionale pasta e fagioli o gnocchi a ragù d'agnello, scaloppine con funghi trifolati, uno spezzatino di cinghiale o un caso di Elva semistagionato. Thank you.